Questo è l'esercizio numero 18 del mio metodo sullo slap, Easy Slap. Può sembrare un esercizio abbastanza scolastico, in effetti lo è anche, solo che qui abbiamo ben tre elementi molto importanti nella tecnica dello slap. Innanzitutto l'emmeron, infatti partiamo dal re, emmeron, re mi e poi emmeron, sol la, fatti con il thumb. Questa cosa è molto utilizzata nello slap, fare degli emmer con il thumb in modo che suoniamo con il pollice meno note ma con l'emmer le raddoppiamo e quindi questo ci porterà poi a suonare molto più veloce. Nell'esercizio sono scritti come ottavi, però portandoli su di velocità puoi anche poi andare a interpretare come sedicesimi. Quindi abbiamo re mi e sol la. Dopo il secondo elemento importante è la ghost note fatta in thumb e in plaque sulla corda di re e sulla corda di sol. Il re col pollice e il sol. Dopo andiamo a mettere il terzo elemento che invece è la nota reale prima in thumb e poi strappata, la sua ottava. Nel primo caso viene fatto un re, re basso e re alto. Dopo la diteggiatura viene spostata un tono prima, quindi anziché essere re mi sol la andrò a fare do re fa sol, quindi tasto 3 che va sul 5 in emmeron, do re fa sol, ghost, ghost, ottava, do basso e do alto. Iniziamo a esercitarci con la batteria molto lenta ad ottavi. 3 e 4. Cerca di portarla su piano piano, non aver fretta di accelerare, ma controlla bene il suono ed il timbro. Bene, spero che questo video ti sia utile. Se non conosci Easy Slap, il mio metodo in ebook, vallo a cercare sul mio sito www.carlochirio.com. Ci vediamo al prossimo video, ciao!